Io credo che ci stiamo preoccupando forse inutilmente, perché questi signori, ai quali mi pare c'è sempre legato un rapporto di mantenimento di quelli che sono gli impegni, no? Credo che questo non possa sfuggire a nessuno di voi, con noi hanno fatto sempre i silenzi. Oggi la situazione è un po' diversa. Ma noi abbiamo fatto un contratto di 4 mesi. 4 mesi non escludo di 6. Sarebbe stato diverso se non avessimo fatto un contratto di 1 mese, che certamente avrebbe escluso una prosecuzione di un certo punto. Per cui la preoccupazione non suffragata da elementi certi diventa una preoccupazione a volte inutile, anche perché voi sapete che siete stati sempre splendidamente assistiti dalle organizzazioni sindacali. Non a caso Dario ha ripercorso una vicenda del 2003 in cui la loro amministrazione consortile vi ha dato la possibilità, io non c'ero, leggo le carte, ma anch'io per sentito dire, come in corridoi anche voi sentite dire, avete avuto una proroga con un nuovo contratto da parte della loro deputazione. Contratto che poi ha innescato una serie di vicende, questo ce lo diciamo a livello ma non c'entra con il discorso che stiamo facendo, una serie di vicende che ha portato ciascuno di voi a iniziare una causa nei confronti del consorzio, perché allora con l'accordo sindacale è stato fatto un terzo contratto che voi avete ritenuto fosse stato fatto in frode ai vostri diritti. In quel caso, ma è una valutazione personale, la disponibilità dell'allora commissario, del dottore Morelli, eccetera, non è stata poi ripagata con un comportamento con cui andava ripagata. Questo ce lo diciamo da uomini, perché se io t'aiuto, il mio aiuto non deve servire poi per ribaltare una questione. Ma questo è inciso, è un discorso di correttezza. La correttezza significa, e ci dobbiamo capire, che se noi diciamo che oggi sono 4 e domani saranno 2, come noi abbiamo creduto a voi, voi dovete credere a noi. Questo significa. Può darsi che noi abbiamo scritto 4 perché oggi le condizioni sono 4 e perché poi dobbiamo ripercorrere, dobbiamo ripercorrere gli altri 2 mesi. Se voi non lo accettate, io capisco che voi fate no con la testa, però se ci guardiamo in faccia ci capiamo. Se ci guardiamo in faccia ci capiamo che se la fiducia è reciproca, bene, se poi andiamo con le imposizioni non vanno bene né a noi né a voi. Mi pare che possiamo cominciare poi a continuare a parlare. Io ho detto che sono 4 mesi. Lavoriamo, avremo i fondi a disposizione, perché vedete, chi lavora deve essere pagato. Noi abbiamo fatto sempre i 6 mesi. Ritardo di 2 mesi qua e fuori, perché voi siete stati pagati correttamente, come sono stati pagati i dipendenti interni, questo è bene dirlo, però quando trattavamo di 2 mesi c'era la sollevazione giusta, per carità, perché chi lavora deve essere pagato puntualmente, però anche le condizioni economiche oggi sono quelle che sono, per cui può darsi che noi tra 3 mesi, anziché trovarci qua, ci troveremo altrove a sollecitare la possibilità di avere qualche altra cosa, proprio per darvi la possibilità di andare avanti. Però dobbiamo capire una cosa: che quando si firmano le carte e si assume un impegno d'onore, l'onore è di tutti e due, non è solo da una parte. Questo per i rapporti nostri, che io ho sentito parlare di promesse, di altre cose, no, mobbing, non credo che sia un livello di mobbing con nessuno. Esiste una situazione nella quale certamente ci ha sguazzato qualcuno. Esiste una situazione nella quale ciascuno ci ha sguazzato e chi non doveva sguazzarci ci ha sguazzato, proprio perché le cose si fanno insieme. Allora noi oggi abbiamo la possibilità di 4 mesi. 4 mesi non significa che non siano 6, attenzione, ma sono 6 nella correttezza che ci ha sempre considerato. Voi lo sapete, fino adesso avete fatto sempre i 6 mesi, quindi se c'è fiducia, c'è fiducia da tutte le parti. Se non c'è fiducia, non è che noi possiamo pensare di imporre determinate cose.
la fiducia è reciproca. Se voi l'avete, noi l'abbiamo. E se facciamo un percorso di strada come l'abbiamo sempre fatto. Però voi sapete anche cosa, tante cose che sono successe e che secondo me potevano non succedere. Per cui da parte nostra non mancherà l'attenzione, perché questo vada avanti. Però dobbiamo capirci. Ho detto che tra 3 mesi potremo trovarci tutti insieme da altre parti.